Sala. Uno mi sta servendo, lo más valioso en esta vida. Quizás yo no tenga nada, nada material, pero sí sea mejor. No tengo dinero, ni un carro de lana. No tengo dinero, dovremmo guardare. Anche se ci sono un sacco di ospiti, per far bene dovremmo guardare. Però questo è un modo di fare televisione un po' antico, e quindi noi ci rivolgiamo più che altro ai nostri ospiti. Quindi vi chiedo un centesimo di secondo, che so che per voi sono importanti, visto che appartenete in qualche maniera al mondo delle corse, di attenzione, perché siamo pronti per iniziare. Li avete visti arrivare anche i piloti che fanno parte delle nostre domeniche, almeno diciamo dalla primavera fino a quasi Natale, perché ormai sto fatto mondiale, non finisce più. Benissimo, grazie di essere qui, però volevo farvi dire grazie da Maurizio, al quale io dico il mio grazie per avermi affidato l'incarico di coordinarvi un attimo alla voce per questa serata. Ma tranquilli, e adesso non riempite i giga del telefono, perché è già pronto Biccio, l'antidepressivo naturale, e dopo con le sue barzellette sicuramente ci divertiremo. Non consumate i giga adesso, semplicemente il saluto e il ringraziamento di aver partecipato a questa che doveva essere quasi una partita carte, e siamo arrivati a un numero. Questa serata alla quale state partecipando ha avuto il là da Maurizio Ottaviani. Parla vicino, Mauro. Parlo vicino. Allora, l'idea non è stata solamente mia, ma è stato un altro qui vicino, Luca Armiti. Siamo in due, che in due cerchiamo di fare per uno, perché non è il nostro lavoro. Riusciamo a fare per mezzo. Riusciamo a fare per mezzo. Però siamo venuti qui, siamo in molti e abbiamo comunque la soddisfazione è tanta, perché almeno vogliamo riuscire a dare un piccolo contributo, niente, una goccia d'acqua nel mare per la casa Santa Marta, perché ognuno di noi questa sera ha tirato 5 euro che domani gli doniamo la casa Santa Marta. Intanto grazie a tutti voi. Faccio alla telecamera, perché poi andrà al montaggio. A Luciano Meconi e tutto lo staff della Pineta un abbraccio grandissimo per averci dato la possibilità di invadere il locale. Eccolo qua. Due moccoli te li... Buonasera a tutti, ciao. Devo dire che non mi aspettavo tanta gente. Sei riuscito, l'ho contrastato in tutti i modi, non c'è bisogno, non fa. Lui niente, lui. È così. Mami, non tengo ni un centavo. No tengo mucho cuanto para llevarte para el cine ni para una cartera hecha de avestruz. Solo quiero que tú te imagines que la dueña de mafio eres tú. Te llevo pa' mi casita humilde donde la nevera solo hay agua. No tengo un Ferrari, pero yo todos los días cojo la guagua. No es lo material. No tengo dinero, ni un carro del año. No tengo millones para llevarte a París. No tengo un avión para que viajes privado. Pero sí tengo un gran corazón. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz. Y es para amarte, para amarte, para amarte y hacerte feliz.
giusto, come c'è la linea elettronica, ma rimappate, rimappate lo stesso. Camminare. Bon, bon, vai, vai, vai. Ma che razza, non fa manie. Foto e video, dovete stare normali, normali, tranquilli, tranquilli, le foto dopo, dopo le facciamo, dopo le foto di posa, qui soltanto per la musica, tranquillo. Continuare a salutare il nostro Marco, poi due parole anche sulla fondazione, i progetti, cosa fa adesso, no. Direttamente da Canale 5, Picio, l'ospite principale. Allora, non è detto che io parlo un altro dialetto rispetto a loro, io vengo da un paesino dell'entroterra pesarese. Allora, i cavalieri passano da tutte le parti. Marito e moglie 80 anni, la moglie al marito. Oh Mario, mi tradite, ma me da giovine?
ad Essemani ad altre volte. E sa chi? Ti ricordi la moglie del sindaco di Misano? Adesso quel corpo è stato il mio. Ti ricordi il sindaco di Coriano? C'è anche te un attimo. Adesso quel corpo è stato il mio. Ti ricordi la moglie di Mauro Santini? E te con l'ista di Sky? Adesso quel corpo è stato il mio. Mi fa il marito ma la moglie o Maria? Te mi tradimmi a me da giovane, adesso Mario anche io una volta. E sa chi? Ti ricordi la caserma di Alpini davanti a casa nostra? Adesso e me che corpo è stato il mio. Grazie, un applauso al sindaco. Dai che ci sono i fotografi per le foto, non vi preoccupate ragazzi. Saprete dove trovarli, seguite le pagine della fondazione. Della casa Santa Marta. Sicuramente non vi potrei trasmettere le emozioni, quelle vibrazioni che giustificano il fatto che siamo qua seduti magari anche un po' stretti un lunedì sera che è la serata del relax e invece continuiamo a voler bene a Marco e per voler bene a Marco sosteniamo la fondazione. Per rappresentare la fondazione abbiamo scelto Paolo Simoncelli e la Kate, così almeno vi raccontano bene come funziona. Niente di eccezionale, però trovarci si fa sempre piacere. Volevamo aggiornarvi un po' per come, a che punto è il centro. Dunque, un anno fa abbiamo fatto una presentazione perché era il compleanno di Marco il 20 gennaio. Un'inaugurazione che in realtà non era completamente pronto perché l'idraulico un certo Aldo che abita qui che qualcuno conosce, comunque c'era da fare ancora, però quel giorno mi sembrava giusto e era fatto per l'80%. Adesso questa settimana terminiamo tutti i collaudi degli impianti forse. Volevo dirvi che lì ho commesso un errore di pensare di dare questo stabile a questi ragazzi di Monte Tauro. L'errore che ho fatto è di ho detto faccio lo stabile, glielo do vuoto con tutti gli spazi, poi ci penseranno loro per quello che gli serve, senza rendermi conto che da fuori non sembra ma è grandissimo e quindi abbiamo deciso di arredarlo, quindi che non voglio che sia fermo, che quello deve partire perché deve essere vivo come lo era mai. Quindi ci stiamo impegnando economicamente per riempirlo, perché veramente sembra una cazzata, però ci va tantissimo. E in più daremo ogni anno come supporto, almeno per i primi 5 anni, 10.000 euro all'anno per le spese di gestione, perché chi non è abituato, chi si trova per le mani una bestia così grande, aveva bisogno di aiuto. Ecco, questo è stato la mia, l'ho sottovalutato all'inizio, però adesso cerchiamo di recuperare. La Kate è l'unica dipendente della fondazione. E come al solito dico sempre un sacco di cose. Vuole parlare, quindi se lo facciamo parlare. No. Sarei stata bene anche a parlarvi senza microfono che mi trovavo più a mio agio, però volevo ringraziarvi per essere qui e come tutti gli anni, anche se non abbiamo fatto il vero e proprio buon compleanno SIC, abbiamo fatto questa cena intima, si può definire così, tra di noi e voi siete venuti come sempre. Grazie. Dolce, grazie. Porta in arrivo Paolo Simoncelli e la Kate, grazie a nome della fondazione. Le ultime due, salutiamo il popolo di Misano, il motoclub, tutto se cosa dici? Chi lo sei? Questo è il cuore di Marco che continua a bravo, Paolo!
successo. È la nostra lotteria piccola di questa sera. Grazie sempre a tutti i piloti, e questo è l'importo. Vai! Diceva Maurizio, una goccia nel mare, ma il mare è fatto di gocce. Pronti? Oh! Grazie a tutti voi! Oh, eccolo qua! Leggilo, Mauri! Ma sono la rovescia! Hai detto bene? Grazie a voi, grazie ai piloti, grazie agli ospiti, grazie a Paolo. Vi sembrerà strano che lo facciamo proprio adesso, ma adesso è il momento più importante. Avete visto le tavole imbandite, lasciate dai nostri ospiti. Anche questa volta Maurizio Ottaviani ha voluto dimostrare il suo amore per Marco Simoncelli. Lo ha fatto abbracciando una grandissima famiglia, la famiglia che è stata onorata della presenza anche di mamma Rossella, di papà Paolo, i piloti della MotoGP. Questo per dire che la Romagna non si dimentica di Marco e che Marco non si dimentica della Romagna. Continuate a seguirci, Marco sei sempre con noi. Thank you.